Apriamo con il volley la pagina sportiva del sabato e tutto è pronto per il big match del campionato di Superlega. Stasera, inizio ore 20:30, si gioca al Palo Evangelisti di Perugia l'anticipo della nona giornata di ritorno tra la capolista Sir Safety Conad Perugia e la diretta inseguitrice la Cucine Lube Civitanova. Vediamo subito. Una partita definita da coach Lorenzo Bernardi interessante e eccitante, un match che tutti vorrebbero giocare ma da affrontare con la massima serenità. Certo è che Sir Safety Conad Perugia, Cucine Lube Civitanova, anticipo della nona giornata del campionato di Superlega, sarà uno scontro al vertice della classifica e una partita al termine della quale comunque qualcosa cambierà. Perché la Sir, in caso di vittoria, andrebbe a blindare il primo posto in vista dell'imminente chiusura, ormai tra meno di un mese, della regular season, portandosi a più 7 sulla diretta inseguitrice. In caso contrario, la Lube aggancerebbe la capolista, rimanendo sempre seconda, ma con un solo punto di distacco. Ma come dice il tecnico bianconero, senza fare troppi calcoli prima, c'è solo da giocare, perché la partita si prospetta anche ad alto tasso di emotività e tensione. Si potrebbe arrivare al quarto set o al tiebreak, è uno di quegli incontri dove un pallone potrà fare davvero la differenza, come in questa stagione del resto si è già potuto vedere nel corso dei ben 4 precedenti, a cominciare dalla finale di Supercoppa disputata a ottobre all'Euro Suale Forum, alle gare di andata di campionato, dal turno della fase a gironi di Champions al Palo Evangelisti fino alla recente finale del Pala Florio di Bari per la Coppa Italia. 3 vittorie su 4 per i ragazzi del presidente Gino Sirci, che puntano a prendere il volo questa sera, incitati dal proprio pubblico, che sarà una cornice bianca sulle tribune e sulle curve, con un Palo Evangelisti che ha raggiunto il sold out dopo appena 20 minuti dall'apertura delle prevendite. In casa bianconera si va verso la conferma dello starting six abituale, con De Cecco in cabina di regia, Atanasievic opposto, Podrashanin e Anzani al centro, Russell e Zaisev schiacciatori e Colaci libero. Civitanova arriva invece a Perugia con il dubbio Sokolov. L'opposto bulgaro negli ultimi 2 match di campionato è stato tenuto a riposo da coach Medei, che ha proposto una formazione con 3 schiacciatori, con Kovar in diagonale e il regista Christensen. Stankovic, Candellaro e Chester si giocano 2 maglie al centro. Juan Torena e Sander, quest'ultimo in ballottaggio con Kovar in caso di utilizzo di Sokolov, agiranno in posto 4. Il francese Grebernikov sarà il libero. A loro le ultime 2 partite hanno già giocato con un assetto diverso, che è un po' quello che usavamo noi l'anno scorso, quelle poche volte che Atanasievic non era disponibile, che adesso utilizza anche Trento, e si sono adattati anche loro, quindi lo conosciamo, siamo preparati, questo sicuramente non sarà assolutamente un problema di modulo di gioco loro, ma sarà soprattutto una problematica per quanto riguarda le grandi individualità che loro possono mettere in campo. O chiudere la regular season, se dovessimo vincere noi, riaprirla, è la classica partita dove non si può fare pronostici, però di sicuro un'altra partita di quelle che io vorrei giocare, o vorrei essere l'allenatore, un giocatore, un dirigente, perché veramente o uno spettatore, perché sono quelle partite di cui si parla tanto, e sarà sicuramente una partita corretta, perché poi alla fine sì, i giocatori, i pubblici sono tutti, non ci saranno problemi, ecco.